Dall'aula del Senato ci spostiamo davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, dove c'è Matteo Parlato, il nostro inviato. Davanti allora al Ministero manifestano gli addetti alle energie rinnovabili in sciopero proprio contro il piano previsto da Paolo Romani. Allora, quali gli ultimi aggiornamenti? Matteo, ti vedo insieme ad un ospite. Sì, buongiorno, vi presento il mio ospite che è Orfeo Sartori, che è della FIOM, come vedete dalla felpa. E la cosa, diciamo, singolare di questa manifestazione è che dietro l'ambiente, dietro all'indotto che c'è nelle energie ambientali, il sindacato sembra essersi ricompattato, è così? Sì, sì, ci siamo riuniti perché in questo settore, che speriamo che possa cambiare anche il mondo, perché le energie rinnovabili fanno bene anche all'ambiente, era l'unico settore che stava andando bene. Dopo tante discussioni ci siamo accorti che forse, stando tutti insieme, riusciamo a ottenere qualche cosa. La speranza è che oggi si risolva, se diano questi incentivi e che siano buoni, perché se l'incentivo non è quello che si aspettano le persone, sia gli operai che anche gli imprenditori, questo giorno siamo insieme anche con gli imprenditori, potrebbero esserci problemi comunque. Quindi speriamo che questa giornata si risolva bene e che gli incentivi siano anche buoni per poter andare avanti. Noi non è solamente, io lavoro nel fotovoltaico, ma sono rappresentate anche tutte le altre energie rinnovabili, l'eolico, anche l'acqua in pratica, e se questi incentivi vengono bloccati, qua tutte le persone andiamo a casa, non solo noi come operai, ma anche tante aziende, che era l'unico settore, come ho già detto, che stava andando bene. Sì, e abbiamo anche un'altra storia del sindacato della chimica, che ci ha raccontato che loro dalla chimica sono stati spostati al fotovoltaico e ora viene bloccato anche il fotovoltaico. Un'altra storia, diciamo, che si chiude a colpi di topo in questo settore, che invece aveva grandi possibilità e ha ancora grandi possibilità di sviluppo.